video. In questo video voglio provare a portarvi con noi nel backstage di una giornata da content creator. Oggi abbiamo una giornata dedicata alla creazione di contenuti. Oggi è sabato e come ogni mattina andiamo al mercato. Da qui a Natale è l'ultima occasione che io ho per andarci, perché poi gli altri weekend sono occupata con il corso di formazione. Quindi è da un po' che nella mia testa sto pensando di creare un reel dedicato al mercato dove vi racconto questa realtà, perché mi rendo conto che ogni volta che faccio le stories ricevo tantissime domande e quindi ho pensato di creare un reel in modo che sia anche fruibile nel tempo, condivisibile, eccetera. Allora, come funziona la creazione di un reel o di un contenuto, in questo caso video, su Instagram? Ci deve essere una sorta di timeline slash storytelling, cioè un contenuto non viene creato a caso, quindi noi abbiamo fatto già una sorta di brainstorming sulle varie clip e ci siamo già immaginati dentro la nostra testa come verrà il video. Quindi la prima clip è l'ingresso del mercato, dove si legge "So Gemi" e ci sono io che faccio tipo "Yeah, siamo qui, yuppie, yeah!" E poi lì ci saranno dei super, e i super sono delle scritte, quelle scritte che vedete sopra, dove dico ad esempio: esiste un posto a Milano dove è possibile acquistare frutta e verdura a poco prezzo. Ok, quindi c'è la camminata, si vede questo, e poi praticamente si entra dentro e si susseguono una serie di clip con musichetta sotto, quindi non è un video parlato, lo faccio, cioè c'è anche la possibilità di fare un video con lo speakeraggio, però io preferisco in questo caso mettere la musica e mettere le scritte, e quindi poi si vedono delle clip della situazione dentro, dei prezzi, dell'eventuale magari rapporto che c'è fra l'acquirente e il mercato e il banco, e poi ovviamente tipo le scritte dicendo "è aperto al pubblico solo il sabato mattina, chiude alle 12:30, si possono acquistare cassette e non pezzi singoli", quindi dare tantissime informazioni nel susseguirsi di queste clip. E poi concluderei facendo un rendezvous, un giro di quello che noi abbiamo preso questa mattina, o magari raccolgo clip dalle volte scorse facendo vedere la frutta e la verdura che abbiamo acquistato noi. Quindi dentro la nostra testa c'è già tutto il videoclip, e questa cosa è sempre così, cioè anche quando creo video per YouTube, anche che siano vlog o video di viaggio eccetera, io quando filmo so già come andrò a editarlo, cosa voglio raccontare, come andrò ad aggiungere i pezzi, in modo anche da creare uno storytelling, uno storyline che abbia un senso. Questa è una skill che ho sviluppato nel tempo, infatti i miei primi vlog erano un po' sconclusionati, però poi più sono sconclusionati in fase di creazione del contenuto, più poi è difficile la fase di montaggio. Se la fase di creazione del contenuto è già ben pensata, poi la fase di montaggio è molto più rapida. Quindi io ora sono pronta, ovviamente sto aspettando Jimmy, perché figuratevi se lui è pronto, e andiamo. Allora, ha senso? Come? Ah già, Jimmy è quello dell'estetica, quindi no cestino, no palo, no persone, per lui... Allora, vieni un po' più in qua, vieni un po' più in mezzo all'erba, ecco, rincitrolliti. Dopo il mercato abbiamo pranzato e adesso siamo venuti in McFit Fulvio Tessi a fare degli scatti. Oggi stiamo scattando Samsung e Ambrosie. Cosa succede? Praticamente i brand ti danno un brief, ti dicono ad esempio in questo caso di Samsung, comunica le cuffiette e lo smartwatch. Sarebbe comodo e facilissimo fare una foto così. Ovviamente sono consapevole che questa foto non verrebbe apprezzata probabilmente neanche dal brand, perché comunica ben poco, ma soprattutto neanche da voi. E quindi il nostro compito è quello di leggere il brief e reinterpretare e fare il contenuto in base al nostro tipico contenuto.
Solitamente, ad esempio, oggi ad esempio siamo venuti qua e abbiamo deciso di prendere un'ispirazione molto palestra e motivational, quindi ci focalizzeremo molto magari su gesti atletici e gesti sportivi, in modo da riuscire a sì comunicare e raccontare il brand, ma allo stesso tempo dare un contenuto più o meno di valore, più o meno, poi dipende dall'interpretazione, di valore anche a chi mi segue. Quindi che sì, certo, c'è un brand di mezzo, però comunque dietro c'è comunque un messaggio. È ovvio che questo è parte di tutto il lavoro. Come vedete, ci dedichiamo a creare contenuti utili alle persone che siano o meno sponsorizzate da brand. Quindi ora continuiamo e cerchiamo di portarci a casa questi contenuti. Metà delle volte io non so cosa stia scattando, però alla fine escono tutti i suoi bellissimi scatti. Si può sempre migliorare, però non mi sembra che ti lamenti mai, eh? No. Cioè, ma... me lo so scelto bene. A volte, prima di arrivare ai risultati. Ah, sì, è vero. Beh, alla dodicesima. Buona la prima, raga, non esiste. La 1220esima volta. Senti, va a cambiarmi, mi cambio? Una volta filmato il contenuto si passa alla fase di editing, quindi il montaggio di video lo faccio su Final Cut Pro. Anche per i reel potrei farli direttamente da Instagram, ma è un bordello, mi ci perdo, mi si tagliano le cose, quindi io da buona youtuber preferisco utilizzare Final Cut e poi mandarmelo direttamente sul telefono, vedere come funziona su Instagram, poi eventualmente rieditarlo, risistemarlo. È un po' un botta e risposta, non è mai pronto alla prima, è un continuo aggiustamento per cercare di creare il miglior contenuto. Questo per quanto riguarda i video, mentre per quanto riguarda le foto utilizziamo Lightroom, che è un photo editor, quindi questi sono i contenuti che abbiamo creato in questi giorni. Si editano le luci, quindi vi prendo questa che è stata editata abbastanza per dare questo alone, un po' di profondità, eccetera. Questa foto era così, vedete, si basta, cioè, la differenza è questa. E ognuno poi se la edita come gli piace, può aggiungere, può cambiare, può persino farmi rosa, quindi è molto divertente, mi piace molto utilizzare Lightroom ed è veramente indispensabile per quanto riguarda la post-produzione. Io solitamente vado online alle 10, non c'è un particolare motivo in realtà, però per me è quando, secondo me, la mia community è più attiva. In realtà ci sono tra gli insights, è possibile vedere che le persone sono più attive verso mezzogiorno e la sera, quindi io pubblico a metà, tra le 10, 11, eccetera, così che becco tutti. Poi alla fine è molto relativo, se il contenuto piace, piace, a prescindere dalla fascia oraria. Ci siamo, ho messo anche tutti i super e ora io dovrei pubblicare. Ogni volta che si pubblica un reel è un po' un tarnallotto in realtà, perché non sai bene se poi andrà tutto bene, però in teoria sulla carta qui sì, che ogni tanto li sminchia. Oh raga, nonostante tutto, cosa vi ho detto? Si è sminchiato, per fortuna solo due super. Instagram. Volevo concludere questo video facendovi vedere l'attrezzatura che abbiamo. Allora, questa è la macchina fotografica e questa qui è la Sony Alpha 6004 e ha la particolarità di avere lo schermino ribaltabile. Sale tutto su, ta ta ta, perfetta, è per i vlog. Ok, e invece questo è il DJI, che è una videocamerina con stabilizzatore integrato,
super comoda, pratica. Da quando ce l'abbiamo, tutti i video sono molto più stabilizzati. È perfetta per quando si fanno vlog itineranti. Che se no, non so se ve ne eravate accorti, anzi, sì, ve ne eravate accorti, ma spesso alcune scene con questa macchina fotografica venivano traballanti. Invece, queste ha lo stabilizzatore integrato e quindi è molto più comodo. Si attacca con questo al telefono, quindi si può anche gestire. E basta, poi ovviamente flash, luci, treppiede, magari ne parleremo in un altro video se poi vi può interessare. E basta. Io concluderei qui questo video. Oggi per me è una giornata di relax, riposo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e che questo day in the life nel backstage di un content creator sia stato magari interessante per voi. Penso siano cose che magari chi non, ovviamente chi non fa questo lavoro non poteva sapere, non può immaginare. E basta, fatemi sapere se ne volete altri di questo genere, mi sono molto divertita. Quindi io vi saluto, vi mando un forte abbraccio, vi ringrazio. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.